Sony in questi anni ha saputo posizionarsi praticamente in cima al mercato delle cuffie noise cancelling, quelle con archetto circumaurali, con il suo modello, le VH1000 Mark III, che abbiamo recensito e trovate il video qui sul nostro canale o sulle pagine di Hardware Upgrade se ci state guardando all'interno del sito. Appunto, con questo modello ha raggiunto quasi la perfezione nel noise cancelling, eliminando davvero quasi tutti i rumori che stanno intorno a noi, sia quelli dell'aereo sia quelli del treno, ma anche i bambini che piangono nella fila dietro e altri rumori casuali che non sono sempre filtrati invece dalle cuffie noise cancelling di vecchia generazione. Interessante, Sony ha messo a frutto tutta questa esperienza nel noise cancelling anche sul modello True Wireless che abbiamo qui con le VF1000 Mark III. Non è la prima volta che Sony fa delle noise cancelling true wireless. True wireless sono quelle cuffiette che mettete uno nell'orecchio, una nell'altro, e non hanno né cavi tra di loro né cavi di collegamento verso il telefonino. Infatti all'IFA di Berlino del 2017 Sony aveva presentato le VF1000X. Erano delle cuffie, stesso concetto, truly wireless, custodia di ricarica, le toglievate, infilavate nell'orecchio e via ad ascoltare musica con la cancellazione del rumore. Diciamo che era un prodotto un pochino acerbo sotto diversi punti di vista. La qualità audio non era eccelsa, non è che brillassero appunto per la qualità audio, soprattutto non era buona la connessione, la stabilità di connessione tra i due auricolari. Ogni tanto saltava, ogni tanto si sentiva qualche rumorino di disconnessione, veramente fastidioso, e anche il noise cancelling non era al livello delle cuffie circumaurali. In quel caso all'IFA di Berlino del 2017 erano state presentate le VH1000 Mark II. Sony ha lavorato molto su tutto il pacchetto e ha dimostrato di riuscire ad arrivare alla seconda generazione, anche se si chiama Mark III, alla piena maturità. Lo vediamo subito anche dal punto di vista del design. La nuova custodia, sebbene un pochino più pesante di 7 grammi, è decisamente più tascabile e anche più bellina, con questa finitura più satinata sul corpo e metallica bronzorame per il coperchio, e ha l'USB-C al posto del micro USB del modello vecchio. Poi, andando ad aprire il coperchio, si apre in modo molto facile, mentre qua era un po' a scatto, ed era a scatto anche l'inserimento e l'estrazione degli auricolari, che a volte mi è capitato più di una volta di infilarlo dentro, pensare che fosse messo dentro giusto, in realtà era da spingere dentro per far partire la ricarica e quindi trovarmi con uno dei due auricolari magari senza più autonomia nella batteria. Invece in questo caso abbiamo il classico, ormai utilizzato da tanti modelli, aggancio magnetico, che è anche più sicuro perché gli auricolari rimangono perfettamente all'interno del case, ed è molto facile toglierli e metterli, e parte direttamente la ricarica appena appunto l'aggancio magnetico va a saldarsi. In tutti quei casi troviamo la tecnologia NFC, quindi il pairing col telefono è facile: togliete gli auricolari, ve li mettete, avvicinate il case al telefono e parte direttamente la connessione senza dover cercare il dispositivo dalle opzioni Bluetooth, fare l'accoppiamento, altre cose. Appunto, il pairing funziona in modo molto semplice. Bluetooth, parliamo di Bluetooth 5.0 sul nuovo modello contro il 4.1 del vecchio modello, e poi vi dirò, decisamente la connessione è molto più stabile. Gli auricolari si sono appesantiti un pochino, perché qua siamo a 8,5 grammi mentre sul modello vecchio siamo a 6,8, ed è cambiato anche il design. Quelli nuovi sono leggermente più grossi come corpo, hanno un design leggermente angolato più di quanto avvenisse nel modello vecchio. Il modello vecchio aveva questo archetto in silicone che aiutava la stabilità una volta messi all'interno dell'orecchio, appunto appoggiandosi proprio sulla conca dell'orecchio. In questo caso non c'è l'archetto in silicone. Quando li andate a mettere dentro dovete girarli un po', fare in modo che si appoggi bene qui tra trago e antitrago quando l'avete messo nella conca auricolare. Diciamo che come stabilità non mi convincono del tutto. Secondo me, se dovessi accorgermi che il tram sta partendo, mettermi a correre per prendere il tram, probabilmente a me, che ho un orecchio conformato in modo che gli auricolari in ear spesso volano fuori, questi cadrebbero. Diciamo che da questo punto di vista era un pochino meglio il modello vecchio, ma sono molto meglio, adesso le tiro fuori,
Gli auricolari tipo le Pamus Live, gli AirPods di Apple, i FreeBuds Lite di Huawei, che hanno l'archetto che permette di avere un baricentro decisamente posizionato meglio e di essere molto più stabili quando inserite nell'orecchio. Quindi dal punto di vista del design, carino, funziona abbastanza bene, ma appunto ci sono design che funzionano meglio dal punto di vista della stabilità e della comodità. Andiamo di fretta perché qua l'aria condizionata non c'è e il noise cancelling non potevo applicarlo al microfono. A questo proposito il noise cancelling funziona davvero bene. Qui in ufficio ho il condizionatore dietro le spalle che pompa manetta perché si muore di caldo e di là c'è il sole tutto il giorno. Un ventilatore ulteriore per omogenizzare un po' la temperatura all'interno dell'ufficio. Di fianco ho il PC con la ventola che spara manetta, se no il processore mi cuoce. Davanti ho Nino, che a volte fa anche lui dei suoi rumori, e praticamente tutto scompare con questo nuovo modello, mentre appunto col vecchio modello qualche cosa si continua a sentire, un po' di ronzio, un rumore sottofondo. Invece con le nuove Mark 3 veramente scompare tutto. Sony ha fatto un lavoro egregio, ha integrato il processore QN1E che praticamente fa un lavoro che, se non è al livello di quello delle VH1000, quelle circumaurali, poco ci manca. Le ho provate anche in treno, il classico treno di Trenord che è un po' sferraglia, un po' fa rumore quando parte l'aria condizionata, fa un gran casino, e anche lì praticamente il silenzio è veramente quasi assoluto. Pur partendo dalla stessa base audio, un driver a cupola da 6 mm con risposta in frequenze 20.000 Hz, che è il range del Bluetooth, quindi anche avere di più non avrebbe avuto senso, l'impronta audio, come dicevo, è migliorata molto. Addirittura se su queste cercavo di giocare un po' con l'equalizzatore all'interno dell'app, qua ci ho giocato un po' con l'equalizzatore all'interno dell'app e sono tornato al profilo flat standard, perché già il profilo audio delle cuffie è talmente buono che per un ascolto in mobilità o anche tranquilli quando si è in una sala d'attesa, perché sono cuffie da usare appunto in giro, è già perfetto così il profilo audio. I bassi sono ben presenti, un po' meno eccessivi di come a volte capita sulle cuffie Sony, gli alti sono abbastanza dettagliati e appunto non ci sono quei difetti evidenti che a volte invece capitavano sul primo modello, che inficiavano un po' l'ascolto. Qua si mette, l'ascolto è talmente lineare buono che fila tutto liscio ed è appunto molto piacevole e ci si gode l'ascolto. Ci si gode l'ascolto dalle sorgenti Bluetooth, quindi il telefonino, ma anche qui in ufficio lo utilizzate con il giradischi di Sony, quello appunto con il Bluetooth, che permette di ascoltare i propri vinili senza fili. Qualcuno è tracollato sulla sedia, qualcuno sta bestemmiando, lo vedo lì, uno che sta bestemmiando pensando di ascoltare i vinili con delle cuffie True Wireless Bluetooth. In realtà in ufficio era anche abbastanza comodo avere il mio bel vinile che girava con tutto l'album senza salti di playlist e altre cose, la possibilità di comunque alzarmi e andare in giro senza avere cavi, è stata un'esperienza decisamente piacevole. Vi parlerò prossimamente anche del giradischi. Ho parlato dell'app, l'app permette di avere l'equalizzatore ma anche delle funzionalità avanzate tipo il controllo del tasto dell'auricolare sinistro. Tasto che è touch, vedete qua c'è una zona touch sull'auricolare. Quando voi avete l'auricolare inserito, cosa che mi stavo dimenticando, finalmente, cosa che non c'è sulle cuffie circumaurali e non mi riesco a spiegare, e non c'era neanche sul modello vecchio, finalmente c'è il sensore di presenza, per cui potete avviare e stoppare la musica automaticamente quando mettete e togliete l'auricolare, cosa che trovo molto comoda. E difetto che ho segnalato sulle VH1000 M3, quelle grosse, come una mancanza, che effettivamente è comodo togliere le cuffie e fermare la musica direttamente, è una cosa molto comoda, e su questo finalmente c'è, quindi probabilmente arriverà anche sulle Mark 4 delle circumaurali. Comunque, dicevo, voi le inserite, qui avete questa zona touch che dall'app potete personalizzare, o far partire Google Assistant o l'assistente vocale, oppure gestire i profili di noise cancelling, ambient sound, oppure spegnere tutte le funzioni appunto di reintroduzione o cancellazione del rumore. Ambient sound è una funzione abbastanza comoda che permette di reinserire i rumori esterni e quindi togliervi dalla bolla del noise cancelling, anzi rispetto alle cuffie normali, riaggiungendo quei rumori che non sentireste perché è tappata dall'oliva in silicone. Utile ad esempio se siete in giro per non finire sotto il tram.
Dall'app potete appunto decidere cosa far fare al pulsante, ma il pulsante, se lo tenete premuto, come succedeva sul padiglione destro delle circumaurali, attiva temporaneamente la funzione ambient sound e potete sentire ad esempio chi vi sta parlando senza dover togliere la cuffia, che sarebbe scomodo soprattutto su queste in-ear mettere e togliere se dovete parlare con qualcuno, o sentire gli annunci della stazione, dell'aeroporto. Poi quando togliete il dito ricomincia a esserci il noise cancelling, riparte la riproduzione musicale. È una funzione che era comoda sul padiglione delle circumaurali e che trovo ancora più comoda qui sulle Truly Wireless. Dall'app potete anche attivare o disattivare il riconoscimento automatico delle situazioni. Siete seduti al parco, vi alzate tranquilli, vi dimenticate di togliere il noise cancelling, andate in giro tranquilli. Quando finite contro la signora, la vecchina, vi arriva un ciclista addosso, o peggio ancora, finite sotto una macchina. In quel caso, nel momento in cui vi alzate, le cuffie riconoscono che state facendo appunto un'azione in movimento e rimettono l'ambient sound, così sentite quello che sta succedendo accanto a voi. A livello di autonomia, l'autonomia cambia a seconda che usiate il noise cancelling o meno. Abbiamo 6 ore di autonomia in riproduzione musicale con noise cancelling attivo, che diventano 8 senza il noise cancelling, e la custodia vi aggiunge 18 ore, quindi per arrivare a 24 ore totali col noise cancelling attivo, o 24 ore per arrivare quindi a 32 ore totali con le 8 di prima senza il noise cancelling attivo. Quindi diciamo che queste le potete infilare nello zaino, ricordarvi ogni tanto di ricaricare la custodia e non trovarvi mai senza batteria. Comodo il connettore USB-C, che quindi è compatibile con tutti quelli dei telefonini più moderni. Con la ricarica rapida potete sparargli un'ora di riproduzione con 10 minuti di ricarica. Quindi in sintesi Sony ha lavorato molto bene su queste True Wireless VF1000XM3. Mi perdo sempre sulle sigle, penso che anche la gente poi quando le cerca si perde in giro sulle sigle. Non c'è stata la seconda generazione, quindi è il secondo modello, pur chiamandosi la 3, dopo le prime VF1000X. Dicevamo, ha lavorato molto bene, difetti zero. Come sempre capita sulle cuffie noise cancelling, il difetto principale è il prezzo. Quelle di qualità costano. Anche in questo caso siamo di fronte a degli auricolari che costano 250 euro. Allora, per chi prende spesso l'aereo, per chi è spesso in giro, o per chi appunto le vuole accoppiare alle circumaurali, ad esempio per dormire sull'aereo, perché magari con le circumaurali è scomodo, il prezzo vale i soldi che ci spendete, perché appunto il noise cancelling funziona davvero bene, la qualità è decisamente buona. Però appunto sono 250 euro. Il modello vecchio è stato posizionato sul sito Sony a 200 euro e non ne vale la pena quei soldi lì. In street price lo trovate sui 160, ma direi che non ne vale comunque la pena. Piuttosto risparmiate un mese in più e permettetevi il nuovo modello, che è migliorato rispetto al vecchio modello sotto tutti i punti di vista.